Ed ora, come ogni giovedì, vi lascio alla rubrica del nostro telegiornale realizzata in collaborazione con l'Ufficio di Comunicazioni Sociali della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, in cui sono anticipati i contenuti del settimanale Luce e Vita. Nuovo numero del settimanale Luce e Vita, il numero 37 di domenica 6 novembre 2016. Il numero si apre questa settimana con un editoriale di Don Vito Bufi dedicato alla conclusione del Giubileo straordinario della Misericordia. E Papa Francesco ha stabilito che l'anno santo si concluderà a Roma il prossimo 20 novembre, mentre nelle altre chiese locali la domenica precedente. Pertanto il nostro vescovo, Monsignor Domenico Cornacchia, ha stabilito che la celebrazione conclusiva del Giubileo si terrà nella nostra diocesi sabato 12 novembre alle ore 18:30 presso la Chiesa Cattedrale di Molfetta. La celebrazione sarà un atto di gratitudine nei confronti della Santissima Trinità per aver concesso a tutto il popolo cristiano questo tempo straordinario di grazia. In occasione della chiusura del Giubileo straordinario della Misericordia, inoltre, Poste Italiane ha concesso un annullo filatelico speciale con l'allestimento di una postazione nei pressi della cattedrale ed un'edizione limitata di cartoline. La pagina dell'attualità è dedicata alla drammatica situazione che stanno vivendo le popolazioni colpite dal sisma lo scorso 24 agosto e ancora domenica 30 ottobre. Nell'articolo l'impegno della Caritas italiana e di tutti gli operatori locali che si sono messi a disposizione per far fronte alle necessità e che tra l'altro stanno monitorando l'evolversi della situazione nelle diverse frazioni e centri abitati. Sul numero a pagina 2 sono indicate le modalità con cui chiunque volesse può raccogliere ed inviare offerte. Nella pagina dell'attualità, inoltre, un articolo di Luca Mele a proposito delle tante violenze compiute sul web e della piaga del cyberbullismo che è sempre più diffusa, soprattutto tra i più giovani. Pagina 3, la pagina dedicata alla Chiesa locale, presenta ai lettori una lettera inedita di Don Tonino Bello, una lettera scritta 30 anni fa, il 19 novembre 1986, e rivolta all'allora guardiano del convento dei Cappuccini della città di Molfetta. Don Tonino nella lettera inoltrava una richiesta ad utilizzare appunto questo spazio per scopi di accoglienza e assistenza alle persone. Con molta umiltà e tenacia, Don Tonino chiedeva la collaborazione di tutti, specialmente di coloro che avevano scelto di stare dalla parte dei più poveri. Il paginone è dedicato invece ad un tema di grande attualità ed una questione che interroga tanti cristiani, ovvero quello della cremazione. Importanti indicazioni in tal senso ci giungono dalla Congregazione della Dottrina della Fede, che lo scorso 25 ottobre ha presentato l'istruzione Ad Resurgendum con Cristo, circa la sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione. Da un lato la scelta dell'inumazione, che resta la forma più idonea per esprimere la fede e la speranza nella risurrezione corporale, è una delle opere di misericordia corporale, appunto. Dall'altro, nell'articolo di Bruno Cescon, una riflessione storica ed etica sulla pratica e sul senso della cremazione. La pagina della cultura questa settimana ci presenta due eventi che hanno coinvolto e che vedranno coinvolta la città di Ruvo di Puglia. Il racconto della settima edizione della rassegna di canto liturgico Canterò per sempre l'amore del Signore, che si è svolta dal 2 al 5 ottobre scorso nella città, e poi la presentazione di Tama Kelen e Progetto M. L'uno, un video realizzato a conclusione di un laboratorio cinematografico con 15 richiedenti asilo politico, e l'altro un progetto che sarà presentato invece a gennaio 2017, entrambi diretti dal regista ruvese Michele Pinto. In questo numero, inoltre, la presentazione del volume Mescolenz, Miscellanea, del professor Luigi De Palma, molfettese. Il testo raccoglie dei brevi racconti in vernacolo, appunto, anima di una collettività che si riconosce in una lingua comune che consente di tramandare fatti, credenze, usi, costumi.
In ultima pagina, la programmazione autunnale del Centro Culturale Auditorium di Molfetta e tra l'altro un appuntamento invece che riguarda il nostro settimanale Luce e Vita. Dal 24 al 26 di novembre 2016 si svolgerà a Roma l'Assemblea Nazionale della FISH, ovvero la Federazione dei Settimanali Cattolici, che celebra tra l'altro i suoi 50 anni, e una delegazione del nostro giornale sarà presente all'appuntamento. In conclusione, il ricordo di Don Antonio Gentile, salesiano e uomo di cultura di Rignano Garganico, scomparso il 23 ottobre dello scorso anno. Buona lettura a tutti!